Live Social. Ciao a tutti amici di Live Social, io sono Stefano e vi tengo compagnia con le nostre storie e interviste sempre qui su Radio News 24. Quest'oggi siamo in compagnia di Paoletta Garau, titolare dell'isola di ricamo di Paola Garau. Ciao Paoletta e benvenuta. Grazie, benvenuto, cioè, mi fa piacere sentire anche voi. Ciao. Ciao, grazie Paoletta. Allora Paoletta, iniziamo con chiederti che cos'è l'isola del ricamo. L'isola del ricamo è un ricamificio artigiano dove si producono prevalentemente ricami a mano. Ok, quindi svolgete proprio ricami a mano. Sì. Come funziona proprio il vostro lavoro? Cioè un cliente viene da voi e vi porta qualcosa da ricamare o lo fate per le grandi aziende che vi richiedono di questi lavori? Lavoriamo per entrambi, sia per il privato che per le aziende. Okay. Come provvede? Viene il cliente che ha un'idea di un ricamo, di che so, un pezzo, una tovaglia, un lenzuolo, un centrino, vorrebbe magari un qualcosa di particolare, al che lo studiamo insieme, realizziamo il disegno e poi dopo la conferma del cliente si va a lavorare e a confezionarlo. Ok, ottimo, ottimo. Lo fate solo a mano o utilizzate anche, che ne so, su richiesta o in base alla lavorazione da fare anche con degli automatismi, con delle macchine? Sì, fino a qualche anno fa usavamo molto una ricamatrice industriale. Ok. Mentre adesso con l'evento della crisi il nostro mercato è cambiato in modo radicale. Lavoriamo prevalentemente a mano perché la richiesta è questa. Sembrerà un assurdo, però per noi è così. Assolutamente. Il nostro mercato è cambiato. Certo, poi si vede comunque. Si vede quando è fatto male. Anche per le aziende, però naturalmente per aziende che hanno un prodotto di nicchia oppure per le grandi firme, però la nostra produzione è sempre ed esclusivamente a mano. Ok, ottimo. Fate anche delle produzioni vostre o vi affidate sempre comunque a delle personalizzazioni che vi chiedono? No, facciamo anche il nostro, abbiamo delle linee anche nostre. Ottimo. Abbiamo delle linee di che so, accessori donna, oppure qua in Sardegna c'è ancora l'abitudine di indossare il costume tradizionale per le cerimonie. Allora Paoletta, io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi quest'oggi e ti auguro una buonissima giornata. Live Social.